Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, UniCredit starebbe considerando di tagliare fino a 10.000 posti di lavoro sui 88.000 totali nell'ambito del nuovo piano strategico che verrà presentato a dicembre. Daremo battaglia, il primo commento di Lando Sileoni, segretario della Federazione Autonoma Bancari Italiani, intervistato da Valeria De Rosa. Non c'è soltanto disappunto, c'è un nervosismo e chiaramente al nervosismo seguirà una reazione con i fatti, se chiaramente se tutto venisse confermato. Quindi le dico molto chiaramente che non accetteremo mai una situazione del genere, che siamo pronti a scendere in campo utilizzando ogni mezzo. Adesso è necessario uno scatto di reni da parte delle organizzazioni sindacali. C'è per alcuni istituti bancari la necessità di rivedere il proprio piano industriale, perché è un dato di fatto, no, che con la chiusura di molti sportelli molti dipendenti non siano più necessari. No, ma io la penso in modo completamente diverso. Le banche stanno ritornando agli utili, punto primo. Punto secondo, le banche sono ritornate agli utili soltanto tagliando il costo del lavoro. Il terzo punto, che è fondamentale, noi non accettiamo più i tagli di personale, perché negli ultimi 6 anni, 7 anni abbiamo perso 60.000 posti di lavoro. Il New York Times.